Mio zio era un noto amante anch'esse dilettante delle bombe atomiche e senza aver studiato si era preparato nelle questioni pratiche. Lui si richiuse un giorno con nessuno intorno a fare degli esperimenti e dalla sera quando poi lui rincasava ci stupiva e raccontava. Per fabbricare la bomba è una banalità, non c'è bisogno di arte. Per la questione strana del detonatore ho già una soluzione a parte. La bomba H poi non mi fa paura, ma una cosa mi tormenta. Quelle che produco fanno certo un buco, ma di un metro e quasi 30. C'è qualcosa che non va, ma ora si rimedierà. Per giorni poi ha lavorato, certo ha migliorato i primi suoi modelli. E se da noi pranzava spesso trangugiava zuppa con i vermicelli. E se dall'aria che era triste a volte si capiva mai nessun fiatava. Finché una sera con un gran sospiro il nostro amato zio disse così: nella misura in cui divento vecchio il mio cervello sempre più vacilla. Diciamoci la verità, più che un cervello sembra quasi besciamella. Per una vita ho sempre ricercato di aumentare gli effetti e la portata. Ora mi rendo conto che quello che conta è solo il posto dove cade. C'è qualcosa che non va, ma ora si rimedierà. Avvicinandosi ai risultati, i vertici di Stato chiesero una visita. Quel gruppo convocato poi lui si è scusato per l'officina piccola, dicendo poi adesso fate i bravi, chiusi tutti dentro bene a chiave. La bomba dello zio scoppiò, di quei personaggi nulla ci restò. Lo zio per risultato non si è scoraggiato ed ha giocato allora forte. In tribunale lui non ha tremato, confessando poi a quella corte: egregi miei signori, è stato un incidente, non a campo delle scuse. Col botto di quegli svitati ho servito bene certo il mio paese. Ci fu un verdetto imbarazzante, metà condanne per metà assolvente. E così riconoscente il paese eletto mio zio presidente.